Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Un'artista straordinaria. È un piacere averla qui, ospite di Radio Bruno, Fiorella Mannoia. Benvenuta. Grazie, grazie dell'invito. Ciao a tutti. Super ospite stasera al festival. Che succederà? Si può anticipare qualcosa? Beh, canterò questo singolo che è uscito in questi giorni, che si intitola Il peso del coraggio. Poi quello che succederà con Claudio, quello non te lo posso dire. Perché io so che comunque Claudio Baglioni, tuo grandissimo amico, vuole ospiti che possano poi dopo un po' scherzare, giocare, cantare, no, con lui, per quello che l'ho chiesto. Oltre chiaramente il bellissimo singolo che noi stiamo programmando e che emoziona, non c'è niente da fare, emozioni. Grazie. Sempre. Grazie, beh, a me ha fatto questo effetto la prima volta che l'ho sentito, proprio quasi trattenuto il respiro, è stata come un pugno nello stomaco, per cui io mi sono detta, se questo effetto l'ha fatto a me, insomma spero che lo faccia anche a chi lo ascolta, perché in realtà è una canzone potente, ecco, è potente in quello che dice, è potente nel momento storico in cui stiamo vivendo, diciamo che forse è una canzone necessaria in questo momento, ecco, ho avuto l'onore di poterla cantare. Una canzone necessaria, poco tempo fa sei stata in gara a Sanremo, l'emozione cambia quando si è ospiti oppure quel palco fa sempre tremare un po' le gambe? No, quel palco fa sempre tremare, nel momento in cui entri, che tu sia ospite o che tu sia in gara, solo in gara, la differenza è che almeno nella seconda, la terza sera ti rilassi un po', perché la prima, io mi ricordo quando sono entrata, adesso l'ultima volta con Che sia benedetta, è come sono entrata col fiato corto, non riuscivo quasi ad arrivare alla fine delle frasi, perché è come se avessi fatto le scale di corsa, ma in realtà è che il cuore pompa in maniera così violenta e così forte che ti taglia il respiro, per cui poi nella seconda serata un po' meglio, la terza finalmente ero non dico tranquilla, però avevo già preso più sicurezza, e quando invece è una uscita sola come in quello di un caso di stasera, e tutta la concentrazione è alle stelle, per cui anche l'emozione, questo palco non c'è niente da fare. Anche quelli che dicono, anche quelli che come me hanno 50 anni di carriera, che pensano di esserne ormai esenti, non senti da questa emozione, non è vero, questo palco è una croce, una delizia. Hai collaborato con i più grandi, hai dato comunque spazio a dei giovani talentuosi, c'è ancora un sogno nel cassetto, una collaborazione da poter fare? Ma non lo so, veramente sembra un po', mi sembra come l'album delle figurine, no? Ce l'ho, mi manca, non saprei, veramente la vita mi ha dato molto di più, sicuramente molto di più di quanto mi sarei mai aspettato, per cui non ho grandi sogni, e poi in realtà io grandi sogni non ne ho fatti mai, ho sempre fatto piccoli sogni, perché penso che i piccoli sogni poi li riesci a realizzarli, se pensi troppo in grande poi le ambizioni diventano più grandi, le delusioni diventano più grandi, invece io ho sempre fatto il mio lavoro passo dopo passo, un passo dopo l'altro, senza preoccuparmi e senza avere grandi ambizioni, poi la vita è stata generosa con me, mi ha portato piano piano in questo percorso ad avere le collaborazioni che ho avuto, senza le quali oggi non sarei qua, e tutto quello che mi è stato dato, ecco, per me è sempre stato e ancora un regalo. Il festival in questi 69 anni è stato generoso di canzoni, ce n'è una che hai particolarmente a cuore, non delle tue meravigliose, oppure una di Claudio Baglioni, visto che comunque abbiamo capito che questa sera ci sarà qualcosa di speciale con lui? Beh, Claudio è un pilastro, cioè Claudio è un monumento nazionale, ce ne sono state tante di canzoni, diciamo che io delle sue ho cantato per tanto tempo Amore Bello, ed è una di quelle che mi rimane nel cuore perché la cantai già tanti anni fa in una trasmissione televisiva che si chiamava Premiatissima e mi ha aiutato anche a vincere quell'edizione, per cui è una di quelle che però insomma
ce ne sono tante, Mille giorni di te, di me, Avrai, insomma, se vogliamo elencarle tutte ci vuole una mezz'ora. Hai proprio ragione. Allora ringraziamo davvero di essere stata con noi, Fiorella Mannoia, grazie. Grazie a voi e alla prossima. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.